Dunque, sono Marco Dana con il mio collega Guillaume Le Goff della TV statale francese France 3 e facciamo un servizio sui migranti qua in Sicilia. Dunque, eccoci qua ad intervistarvi. Ma una prima impressione, quello che hai notato in questi giorni trascorsi in Sicilia? L'afflusso è molto importante, che io sono passato anche per il viaggio di stampa della Triton, che dunque sono un po' curioso sapere come finirà, o piuttosto come continuerà nel 2015, ecco. E se no, vedo che pure d'inverno ce ne sono tanti di sbarchi, che è una problematica che riguarda tutti quanti, fino all'Inghilterra. Dunque, per noi francesi siamo abituati a queste cose e penso che tutti gli stati europei dovrebbero darsi un po' più da fare. Marco, se ho ben capito, tuo padre si è trasferito in Francia. Sì. E cosa, sì. Cosa mi dici? Il suo... Io sono 44 anni che vado in Italia, che l'ho vista cambiare un po', e che siccome siamo del nord, ho visto certi movimenti politici, certe mode, ho visto arrivare i primi senegalesi, insomma tutti i primissimi neri negli anni 80, chiamati con parecchia ignoranza marocchini, dai liguri, dai lombardi. Ho visto poi gli albanesi arrivare negli anni 90, ho sentito cosa se ne diceva. E poi ho visto anche un'Italia dove anche a livello più politico le cose sono cambiate. Ma il francese che sono non dà lezioni, visto che in Francia anche noi abbiamo favolosi candidati, non so se si possono dire, chiamare post-fascisti o altro, comunque non abbiamo nessuna lezione da dire. Penso che se ci fosse un po' più Europa, un po' più Europa unita, tanti problemi, tra cui la migrazione, si prenderebbe un po' più... Ma tuo padre ti ha mai raccontato una storia del suo viaggio, del suo... No, ma mio padre non è tanto un migrante, se vuoi. Mio padre è più ingegnere, diplomatico, eccetera. Dunque non possiamo dire che sono il nipotino del pizzaiolo, però... È un'altra storia. È una storia d'amore con una parigina. Povero lui. Però... non dimentichiamo che l'Italia è un paese di emigrazione per decenni. Ecco. Ok.